Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Siamo veramente in piena estate, ci sono le vacanze e a proposito di questo, oggi facciamo un altro, l'ennesimo unboxing estivo. Ho indosso la mia camicia di Jacquemus, che avete già anche visto negli unboxing precedenti, vi metto il link qua. Spero tutto bene ragazzi, per supportarmi iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Per chi non mi conosce, io sono Davide Menon, faccio video sulla musica, metto i miei DJ set, vado a fare interviste su cosa indossano le persone ai vari eventi, perciò state connessi, oltre ovviamente a questi video di unboxing. Quindi ragazzi, unboxing estivo, ho qui un po' di pacchi alla mia sinistra. Eccoli qua, abbiamo sempre Louis Vuitton e altri siti come Vostor, questo qui piccolino, uno dalla Germania che forse conoscete già e uno dall'Inghilterra. Oddio. 4 unboxing oggi, super unboxing estivo. Partiamo con un accessorio. Ah, vi spoilerò, io ragazzi andrò in Croazia al Defected Festival principalmente, poi andrò in montagna. Io ragazzi amo la montagna, amo il fall trekking, amo la natura. Andrò in particolare ovviamente nelle Dolomiti, che sono le montagne più belle del mondo. Qui c'è anche Metzner, lì andrò a fare un sacco di attività, passeggiate eccetera. Non perdiamo altro tempo, unboxing di oggi, sigla. Luisa via Roma, eccolo qui, super paccone. C'è sempre questo qui negli scatoloni di Luisa. Vedete? Uno lo tira e apre. Ragazzi, andiamo a vedere. Qua buttiamo tutto via, lo mettiamo a posto. Cosa sarà mai? Vedete dell'arancione. Ora lo apriamo, abbiamo la carta. Telone da mare di uno dei brand preferiti da me, ovvero, come la camicia, Jacquemus. Eccolo qui ragazzi, Jacquemus, telone da mare, Le Soleil, la collezione Le Soleil. Eccolo qui, con appunto questa grafica a spirale, la vedete da entrambe le parti, Jacquemus Le Soleil. Qui sopra c'è il tag Jacquemus, magari uno può portarselo in giro così, un'idea che ho io. Jacquemus Le Soleil, telo da mare, eccolo qui, eccolo qui. È abbastanza alto, sarà quasi 1,90 m, perché io lo sono 1,90 m. Vedete quant'è, eh? Jacquemus Le Soleil, guardate qui i dettagli. E avevo già un telo da mare ragazzi, però ho voluto quest'anno concedermi l'ospizio anche di questo qua, Jacquemus, francese. Oversize Le Serviette Soleil multi orange made in Portugal. Come altre cose, Jacquemus fa la roba in Portogallo, 100% cotton. Sembra abbastanza morbido, poi vabbè è nuovo quindi di conseguenza. Cosa ne pensate di questo primo unboxing estivo, telo da mare Jacquemus? Io sono pronto ragazzi, ciao, ci vediamo in spiaggia. E sto scherzando ovviamente, ci andrò a breve. Primo unboxing di oggi, quello da mare Jacquemus. Se non sbaglio anche di un altro colore sul sito, magari ve lo linko, vi faccio vedere la foto. Appoggiamo qua e passiamo subito al secondo unboxing. Secondo unboxing di oggi, questo scatolino qua, questo cartone da Matches Fashion. Apriamo subito, qua di lato. Super box colorato, sono bellissime le scatole di Matches Fashion, come sono, diciamo, con questa grafica qui. Via. Vedete? Mi piace la grafica. Adesso questa qui è abbastanza sottile anche per il prodotto che ho preso. Adesso c'erano i saldi e avrete sicuramente già visto queste scatole di Matches Fashion. Io le tengo tutte perché sono veramente un arredo, poi ci farò un'area dedicata. Andiamo ad aprire Matches Fashion, che adesso si chiama anche in realtà Matches. Eccolo qui, vedete? Sigillo, eccolo qua, andiamo a aprire insieme. Mi dispiace sempre aprire il sigillo, però è sempre qualcosa di arancione, però stavolta un po' più chiaro. E ragazzi, sempre Jacquemus. Sono degli shirts Jacquemus Le Rapia shirts, sempre qua c'è scritto, c'è la stessa grafica ragazzi del telo, però il telo è molto più scuro, vedete? Però è la stessa grafica con queste stampe qui, forma di spirale di stella,
sempre Jacquemus Le Soleil qua sulla gamba. Ho preso una 54, ve lo faccio vedere qui, anche qui Jacquemus Le Raffia 54, vedete Jacquemus cartellino, e non sono neanche sicuro che mi vada perché era la taglia più grande, però Jacquemus fa roba che veste abbastanza stretto rispetto magari anche ad altri brand. Io ho notato che non c'è niente da fare, i brand del nord Europa, essendo anche le persone più grandi fisicamente, hanno una vestibilità maggiore rispetto a quelle del magari centro sud Europa. Faccio un esempio, a War Legacy, Acne vestono molto grande rispetto, non so, a un Jacquemus, a un Annie Paris, eccetera eccetera. Tasconi dietro, c'è anche qua questo dettaglio, e niente, fit check ragazzi, lo andiamo a fare alla fine perché così sposto tutto. E continuiamo, leggiamo prima l'etichetta come al solito. Jacquemus 54, vediamo se è fatto in Portogallo anche questo. 100% cotone. No, questo qui ragazzi è stato fatto in Tunisia. Faccio vedere anche il dettaglio qua lungo tutto il pantalone, c'è scritto Jacquemus. L'ho preso circa al 50% off, perché se non sbaglio veniva sui 400 questo shorts, è veramente tanto per uno shorts estivo, il colore estivo, questo aragosta arancione, questi dettagli stanno proprio di estate, quindi penso che me lo godrò. Voglio anche abbinarlo a quella camicia di Dries, magari non so se è già uscito il video quando vedrete questo, però dovrei farlo uscire in sequenza e quindi vedrete anche quella camicia. Vi lascio tutti i dettagli in descrizione ovviamente, ditemi cosa ne pensate e lo matchiamo con qua, dopo andiamo a fare il fit check. Terzo unboxing di oggi, direttamente dalla Germania. Se avete visto i video scorsi sapete già che cos'è. Questa volta mi serve il coltellino da unboxing. Tac. Qui, come al solito, label di reso, fatture, eccetera, non ci interessano. Andiamo a appoggiarli qua, quello che ci interessa è qui dentro. Inside, vedete già ragazzi, conoscete ormai con le mie tasche perché ho comprato un casino da questo sito ultimamente. Mai Teresa, mai Teresa, mai Teresa. Anche qui sono in atto super sconti, quindi ne ho approfittato. Quest'anno fanno il box giallo con il fiocco qui e non con la calamita, come prima lo facevano sulla base come quello di Match Fashion. Se volete andare a vedere i video vecchi trovate l'altro packaging, cambiava solo qua il davanti. Noi lo andiamo ad aprire insieme. Fa caldo ragazzi, estate piena qua in Emilia, sì, si suda, umidità super. Ta-dan! Sigillo Mai Teresa che andiamo ad aprire, vedete qua. Spacchiamo tutto. Ah, ovviamente c'è il solito bigliettino. Thank you, this package has been longevly wrapped by Jimmy, non so chi sia, aiutatemi. Cosa c'è scritto? Boh, ciao, grazie per avermelo impacchettato. Ci hai messo anche troppo. E andiamo a vedere. In realtà qua ci sono due prodotti. Il primo voglio farvelo vedere nel prossimo video. Passiamo subito al secondo che è sotto. Eccolo qui ragazzi. Eccolo qui. Ragazzi, che cos'è? Che cos'è? Se avete visto le mie storie su Instagram, andatemi a seguire subito se non mi seguite. Davide Menon. È una borsa di jeans, ragazzi. Una sacca. Vedete? Ed è del brand svedese Our Legacy. Our Legacy, ragazzi. Our Legacy. Our Legacy, super brand. Mi piace un casino. E vedete il dettaglio, si chiude diciamo su se stessa qui, diventa così piegata, e abbiamo anche qui questo dettaglio Our Legacy qui in basso, e poi appunto uno la può portare qua. La mia idea era quella di andare al mare con questa camiciotta, qua ci metti dentro il tuo telo da mare, qua è regolabile ragazzi, vedete? Qui c'è la fascia regolabile. Mai Teresa, Our Legacy si chiama Mid Blue Shoulder Bag di denim. Vediamo dentro com'è. Ah, dentro c'ha chiusa con questo bottone, eccola qui, e c'è ovviamente la sua etichetta Our Legacy Spring Summer 2023 Mid Blue Denim Sling Bag. Bella capiente, ci sta secondo me. Cosa ne pensate dell'Our Legacy Bag? A me piace e secondo me per il mare è valida. Non ci metto dentro appunto il telo e via, che
si va in spiaggia. Via che si va in spiaggia, ragazzi, sono pronto. Questo potrebbe essere l'outfit da spiaggia. Camicia, almeno per quanto mi riguarda. Cappellino per il sole. Camicia estiva. Shorts, costume e una Birkenstock. Ragazzi, questo era il terzo unboxing di oggi su comprato su My Teresa. Facciamo una prova, già che ci siamo. Pieghiamo il mio telo e vediamo se ci sta, perché in realtà sto telo è bello grande, quindi non lo so. Vediamo se questa cosa logistica, se sta da fare o no. Direi che ci sta, ragazzi. Approvato. E ragazzi, telo da mare qui e bag. Uno, magari qua c'è anche un altro po' di spazio, vedete? Qua uno ci mette, non so, chiavi, portafoglio, eccetera, eccetera. E ora, ragazzi, passiamo al quarto unboxing. La chicca. La chicca. È il pacchino più piccolo, però secondo me, ragazzi, è anche il più valido. Proviene, l'ho acquistato dal negozio che esiste anche fisicamente, Vostor, a Berlino. A me, ragazzi, fa impazzire quel negozio. Fa impazzire Berlino, anche quel negozio lì. Multibrand di arredamento, riviste, profumi, beauty care e abbigliamento. I buyer di quel negozio spaccano, perché comunque anche hanno certi brand, tra cui il mio preferito che è qui dentro. Di ogni brand comunque prende dei pezzi fighi, perché comunque non è che i negozi hanno tutta la collezione, a parte il negozio monomarca, però prende i pezzi proprio fighi. Vostor, infatti Vostor in tedesco è scritto Allo e lo smile con l'occhiolino. E adesso andiamo ad aprire. Speriamo di non rovinare il prodotto dentro. Vostor, eccolo qui. Qua il l'adesivo, c'è il sigillo Vostor. Sto in piedi così vedete meglio. Boom, boom, ragazzi. Acne Studios, vedete dal colletto che è una camicia. E ragazzi, quello che c'è dentro è una super camicia di viscosa, anche un po' stropicciata per l'effetto, di Acne Studios. Ragazzi, guardate qua, vi piace? Per me, ragazzi, è bellissima, c'ha questo fiocco azzurro. Ho preso una 52, comunque Acne Vest Largo, e si chiama Acne Studios Printed Button Up Shirt. Acne Studios, eccolo qui. Veniva molto, 420. Io l'ho avuto, l'ho preso al 50, comunque tanto. Però, ragazzi, questa è una camicia, secondo me, fighissima. L'effetto stropicciato è voluto qui dalle maniche, vedete? Rappresenta proprio un dipinto, perché è una collaborazione. Adesso vi dico anche la collaborazione di questo con quest'artista. Infatti si vede che anche qui tutto il fiocco, i dettagli sono appunto di un dipinto. Vedete anche qui i fiori? Si vede che sono proprio dipinti. Il bottone nero. Direi che sia viscosa, adesso lo andiamo a scoprire. Taglia 52, di solito una 54, ma Acne veste molto largo, quindi sono fiducioso. Viscosa, ci ho beccato. Ecco, qua c'è scritto come si chiama l'artista, Karen Kilmnick, che fa questi dipinti. Devo fare molta attenzione con questo capo, l'ho appena letto, perché come il mio montone che ho qui, questa viscosa è molto delicata. Di conseguenza c'è scritto, proprio anche nell'etichetta, make your garment last. Wash less and with care. If required, repair or sell when worn. Contains no textile parts of animal origin. Infatti non si può far niente con questo tessuto qua, praticamente. C'è tutta la barra su ogni simbolo della lavanderia, stileria, asciugatrice, eccetera. Bisogna fare molta attenzione. Hanno fatto sì che il fatto di non essere stirata sia anche il dettaglio della camicia, così già non puoi stirarla perché è delicata ed è anche l'effetto, diciamo, non stirata. Volevo vedere dove era fatta, per curiosità. Io non credo che sia fatta in Italia. Fanno le sciarpe in Italia. Ho la sciarpa io, ce l'ho con la Acne. Ragazzi, made in Italy, non me l'aspettavo. Super punti in più allora questa camicia made in Italy. C'è scritto qua, made in Italy. No, sono stracontento allora. Dai, super soddisfatto di questo acquisto. Adesso andiamo a provare, ragazzi, fit check di questo e dei pantaloncini. Partiamo col pantaloncino di Jacques Mousse, eccolo qua, Le Soleil. Che ne pensate, ragazzi, di questo pantaloncino? Metto anche la ciabatta, proprio mi sa di estate. Guardate qui, vabbè, ancora c'è i cartellini, però secondo me, ragazzi, questo pantaloncino è valido. Vedete com'è? Qua Jacques Mousse Le Soleil, qui di fianco, vedete qua. E secondo me, ragazzi, questo pantaloncino è valido.
per l'estate. E quindi ragazzi, questo era il primo fit check. Sta bene anche con sta camicia, oppure ciao, ho anche questa camicia qua, più o meno della stessa tonalità di Driz, un po' più scura, però secondo me ci starebbe bene per fare un matching con il color, per fare un tono su tono. Facciamo ora l'ultimo fit check insieme. Ragazzi, rimettiamo qua i pantaloncini verdi che ci stanno sicuramente meglio. I pantaloni di Uniqlo per Marni. Ragazzi, Jacquemus, io vi direi di prendere una taglia in su per la vestibilità. Fit check del pezzo forte. La taglia, come al solito, è perfetta. L'ho presa, ormai ha, non so, come veste, bello largo, anche sono 52. Di maniche ci siamo, perfetta. E ragazzi, questa è il risultato, ragazzi. Vi piace? Piace questa camicia, fatemi sapere cosa ne pensate. Tra l'altro l'ho vista anche in una foto su Instagram a Dixon, super DJ, uno dei miei DJ preferiti. Cosa ne pensate? La manica arriva oltre il gomito, quasi un tre quarti. E qua abbiamo il dettaglio, il dipinto. Il dipinto. Secondo me è un pezzo da 90 questo. Io tengo slacciato l'ultimo bottone in basso e anche il primo in alto. Ragazzi, questa ve lo dico subito, me la porto e parti in Croazia. Me la porto là, non c'è niente da fare, sta camicia spacca. Potrei dire quasi un Holy Grail di questa camicia. Poi il fatto che sia fatta in Italia, dà secondo me quel valore in più. Ragazzi, che dire, spero che questo super unboxing estivo vi sia piaciuto. Vi lascio tutto nella descrizione, ovviamente, il link ai prodotti che ho comprato. E fatemi sapere cosa ne pensate dei prodotti, qual è il vostro preferito, eccetera, nei commenti. E ragazzi, seguitemi su Instagram perché magari posterò qualche foto o qualche storia, soprattutto, io metto molte storie, dei viaggi o dei fit dei prodotti. Iscrivetevi al canale, mettete like, pollice in su. E ragazzi, buona estate a tutti, ci vediamo al prossimo video.